messaggi e fotografie sul luogo dell'incidente costato la vita al 15enne di Castelfranco. Kevin Gentilini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, perizia cinematica per ricostruire il sinistro. Il 16 novembre fiaccolata dell'associazione Non Correre a Corri. Il giorno dopo l'interrogatorio di Filippo Turetta, il suo difensore si aspetta una pena della giusta severità, dice, per i legali dei Cecchettin. Nessun pentimento, all'esame il memoriale. La scuola annulla il film su bullismo e omofobia a causa delle rimostranze di alcuni genitori. A Treviso scoppia il caso, occasione persa, sono temi da affrontare, commenta il sindaco, provvederà il comune. Efficienza amministrativa svetta a Treviso rispetto al resto del Veneto, burocrazia più leggera dove le cose funzionano, ma alle piccole e medie imprese della nostra regione resta comunque ogni anno da pagare 10 miliardi. Vaccination Day, affluenza record nelle tre strutture messe a disposizione dall'ULS 2 Marca Trevigiana, molti anche i piccoli in coda per l'antinfluenzale. Da oggi la città di Conegliano è più povera, così il sindaco Chies ai funerali di Etile Carpenè, uno dei simboli mondiali del prosecco, presente anche Luca Zaia, un imprenditore giusto, ha detto il parroco. La Madama Butterfly di Puccini ha aperto ieri sera al Teatro Comunale Mario del Monaco la stagione lirica, prima da tutto esaurito, così come la seconda rappresentazione di domani pomeriggio alle 16. Buonasera, eccoci in diretta, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E dunque ripartiamo dalla tragedia che si è consumata a Castelfranco Veneto con la morte del 15enne Kevin Gentilin. Ci sono fiori, foto, messaggi sul luogo del sinistro in cui ha perso la vita il ragazzo andando a scuola, lo ricordiamo, ieri mattina. Una perizia cinematica verrà probabilmente disposta per ricostruire il gravissimo incidente e il 16 novembre si terrà una fiaccolata organizzata dall'associazione Non Correre a Corri. Tanti, tantissimi fiori appoggiati lungo questa recinzione. In mezzo la foto di Kevin Gentilin e un messaggio. Sgasa da lassù per noi, un grande abbraccio da parte di tutti. Ciao Kevin. Da ieri pomeriggio in via Sile, dove si è consumata la tragedia, c'è stato un via vai di persone, amici, parenti, compagni di scuola, genitori di giovani come lui. Un abbraccio immenso della comunità ad un giovanissimo appena quindicenne, la cui vita e sogni si sono fermati drasticamente mentre stava andando a scuola. Ogni istante qualcuno si avvicina, appoggia un giglio, una margherita, guarda sconsolato verso la strada, scuote la testa e si allontana. 15 anni, tanti progetti, il lavoro, lo studio, gli amici e l'amato nonno al quale era molto legato. Tante domande, perché è accaduto? La dinamica è al vaglio della polizia stradale, ma verrà anche effettuata una perizia cinematica per ricostruire l'ennesima tragedia della strada. Intanto in procura è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale per permettere anche al legale dell'automobilista coinvolto nell'incidente di poter partecipare con un proprio consulente a tutti gli accertamenti. Kevin stava andando a scuola, sembra stesse sorpassando una coda di mezzi quando un'auto condotta da un 43 di Vedelago, svoltando verso il piazzale di una fabbrica, lo ha travolto. Nulla da fare per il quindicenne morto sul colpo. La comunità di Castelfranco è sotto shock. L'associazione Non Correre a Corri di Castelfranco aveva in programma il 16 novembre una fiaccolata in memoria delle vittime della strada. Purtroppo dobbiamo aggiungere un'altra foto, quel famoso striscione con quell'interminabile elenco di foto, soprattutto giovani, un elenco soprattutto di giovani, e dobbiamo aggiungere purtroppo anche Kevin, e questo fa male, veramente male. È disarmante, spiega Paola Conte, trovarci di fronte all'ennesima giovane vittima. Qui c'è di mezzo un discorso culturale e dobbiamo fare in modo che assolutamente ci sia l'educazione stradale in tutte le scuole di ogni ordine e grado e si impegni le autoscuole a far imparare la responsabilità che c'è nell'uso di un mezzo. I segni ancora sull'asfalto, indelebili, un dolore che ha piegato una provincia intera. Kevin, amante della Vespa, amante del ballo, sorridente. Così lo vogliono ricordare gli amici, i compagni di scuola. Anche il sindaco Stefano Marcone si è stretto alla famiglia. Esprimo la nostra vicinanza a nome di tutta Castelfranco.
Torniamo sul femminicidio di Giulia Cecchettina all'indomani dell'interrogatorio di Filippo Turetta davanti alla Corte d'Assise di Venezia. Ecco il memoriale di 80 pagine scritte dal 22enne in cui racconta quello che è accaduto la notte dell'11 novembre dell'anno scorso e gli ultimi mesi prima di uccidere l'ex fidanzata. Io sottoscritto deposito le mie memorie scritte negli ultimi mesi su suggerimento dei miei avvocati, memorie scritte al fine di raccontare tutta la verità. Inizia così il memoriale di Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, su cui si è incentrato gran parte dell'interrogatorio di circa 6 ore davanti alla Corte d'Assise di Venezia. 80 pagine, in parte scritte a mano, consegnate presso il Tribunale mercoledì scorso, in cui il 22enne di Torreglia racconta cosa l'abbia portato a uccidere Giulia. I momenti di rabbia perché non accettava la fine della storia, la dipendenza totale nei suoi confronti. Io avevo incentrato tutta la mia vita su di lei, scrive. Quello che facevo era perché in qualche modo la riguardava. Un processo di idealizzazione che quando la relazione finisce lo porta a un crollo totale. Senza di lei si legge ancora e quando scrive lei lo fa sempre utilizzando la maiuscola, mi immaginavo una solitudine eterna che avrei dovuto vivere e temevo quella più di qualsiasi altra cosa. Avevo concentrato la mia vita su di lei. Turetta ripercorre nelle pagine gli ultimi mesi, integrando o modificando alcune parti, riprese poi in aula, con lunghe pause tra una risposta e l'altra, e in cui sono emerse alcune contraddizioni, soprattutto nella descrizione di quanto accaduto la sera dell'omicidio tra Vigonovo e Fossò e i giorni seguenti. Racconta quando inizia a maturare l'idea il 7 novembre, prima di rapire Giulia, poi di ucciderla se le cose non fossero andate come lui sperava, scrivendo una lista di cose da fare e da acquistare. Avevo pensato di rapire lei e poi successivamente, dopo qualche tempo, toglierle la vita o... Turetta faticherebbe a ricordare precisamente cosa sia poi accaduto prima a Vigonovo, poi a Fossò. Non so se l'ho colpita col coltello, scrive riferendosi a quello spezzato, ma suppongo di sì. Eppure in aula il suo avvocato evidenzia come quel coltello non risulti essere stato utilizzato per colpire Giulia. Turetta però non sa spiegare il perché. Poi scrive di Fossò, sembra in preda alla furia e al panico. Poi verso la fine il pentimento. Voglio pagare e prendermi tutte le responsabilità, scrive. Ho fatto la cosa peggiore che potessi fare, non potrò mai restituirle la vita e restituirla alla sua famiglia ed è terribile. Faccio fatica a riconoscermi, mi dispiace tanto, scusatemi per tutto questo, conclude. Ora saranno i giudici a stabilire quale sarà la pena che Filippo Turetta dovrà scontare. L'udienza di ieri ha certificato in tutto le imputazioni e le aggravanti, l'ha affermato l'avvocato di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, che prosegue: Turetta non merita alcun attenuante, non ce ne sono proprio i presupposti, non c'è pentimento, non c'è presa di distanza dall'illecito, non c'è rispetto per la vittima e la famiglia, nulla di nulla. Io sono convinto che la Corte saprà ben giudicare. Per Filippo Turetta, ha dichiarato invece il suo difensore Giovanni Caruso, prevedo una commisurazione della pena della giusta severità, anche se continua. I processi per reati come i femminicidi vengano definiti con l'ergastolo, è abbastanza frequente, è una possibilità. È possibile, dichiara ancora, che Turetta non si ripresenti più in aula, dipenderà da lui, ma in astratto, dal punto di vista processuale, non è più necessario. Voltiamo pagina, parliamo di un caso di tutt'altro genere che sta tenendo banco a Treviso. La scuola annulla il film su bullismo e omofobia a causa delle rimostranze di alcuni genitori. Dunque scoppia il dibattito, temi da affrontare, se non lo fa la scuola provvederemo noi, afferma il sindaco Mario Conte. Sarà anche mia cura cercare di riproporlo, perché sia il tema dell'omofobia che la depressione e il tema dei suicidi sono, ahimè, molto attuali nel nostro tessuto sociale, e quindi sarà mia cura trovare il modo per poter dare la possibilità a chi è interessato di approfondire questo tema. La reazione di Casugana è immediata. Se non sarà possibile attraverso la scuola, la proiezione del film Il ragazzo con i pantaloni rosa avverrà sotto il coordinamento
l'intervento del Comune di Treviso. Così dunque Mario Conte di fronte allo stop al lungometraggio previsto per il 4 novembre al Cinema Edera e che doveva interessare quasi 160 studenti di una scuola media cittadina. Le perplessità di alcuni genitori avrebbero spinto i docenti ad annullare la prenotazione della sala e a confermarlo è anche Gigi Calesso, esponente di Coalizione Civica, padre di una delle studentesse che doveva partecipare all'evento. Lo stesso Calesso, come gli altri genitori, ha ricevuto una mail di cancellazione senza particolari spiegazioni. Ci sarebbe stato un ripensamento della scuola a seguito di dubbi, proteste, non si sa bene, di alcuni genitori. Questa mattina, dopo aver appunto verificato questa situazione, ho scritto subito alla scuola chiedendo dei chiarimenti su cosa è accaduto e chiedendo che la partecipazione delle classi venga ripristinata. La pellicola in questione, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica e diversi ministeri, è tratta da una storia vera, quella di Andrea, quindicenne romano vittima nel 2012 di un feroce bullismo omofobico di cui la madre si era resa conto solo dopo il suicidio del figlio, esasperato da continui attacchi d'odio. Come è andato quei pantaloni? Che ha detto Sara? Sono piaciuti? Sì, anche se qualcuno mi ha preso in giro. Vabbè, non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. E proprio di un clima ormai imperante di omofobia parla Paola Marotto, presidente del coordinamento LGBTE di Treviso. Un film non ha mai ucciso nessuno, l'omofobia sì, la posizione. E questo mentre a Roma, durante la messa in onda della pellicola, si sono scatenati fischi e insulti irripetibili, artefici alcuni ragazzini, con il ministro Valditara che ha parlato di comportamenti vigliacchi e squallidi. Questo è ancora più preoccupante del fatto che non sia stato proiettato e credo che queste due situazioni devono far riflettere da un punto di vista sociale tutta la nostra comunità e ognuno di noi deve farsi un piccolo esame di coscienza. Di suicidi e di disagio giovanile si occupa l'associazione Il Filo di Simo, che da tempo entra anche nelle scuole. Troviamo ancora delle resistenze, ma bisogna avere coraggio. Noi pensiamo di proteggere i nostri figli, in realtà li rendiamo fragili. Oggi bisogna avere il coraggio di parlare di qualsiasi argomento, che sia omofobia, che sia bullismo, perché è la consapevolezza che darà un risultato e un cambiamento a questi ragazzi. Noi continuiamo a proteggerli e li rendiamo fragili, invece loro hanno una capacità di capire, di essere molto interattivi e quindi parlarne e portare questo argomento all'opinione pubblica generale non può che far bene. Parlare e ancora parlare, senza tabù o reticenze, pure di argomenti scomodi, proprio come fa il Filo di Simo, associazione che da qualche anno opera nel campo della prevenzione dei suicidi e delle depressioni in tutta la Marca Trevigiana, dove entra anche nelle scuole e dove non mancano ancora delle resistenze. In gran parte siamo fortunati, gli istituti che ci hanno concesso e aperto le porte lo hanno fatto liberamente, abbiamo avuto qualche istituto che ha difficoltà ad affrontare l'argomento, noi cerchiamo di portare avanti una tematica che li aiuti a risolvere questo problema, ma sono convinto che nel tempo questo cambierà e questo permetterà ai ragazzi di acquisire questa cosa importante che è la consapevolezza. Bullismo, omofobia, odio possono essere all'origine di gesti estremi, ma anche di profondi stati depressivi. Il Filo di Simo lo riscontra nella sua attività ormai quotidiana. Il suicidio purtroppo è un passo che avviene dopo una lunga sofferenza. Chi subisce bullismo, chi subisce l'omofobia, a un certo punto della sua vita la sua mente gli dice di smetterla, fai qualcosa che risolva i problemi e il più delle volte la portina, quella che lo porta al gesto estremo, è aperta. Ma per chiudere quella porta serve aprire la propria mente. Annullare la proiezione di un film come Il ragazzo dei pantaloni rosa può essere un boomerang. Ai genitori che hanno mostrato perplessità, Scremin manda un messaggio. Il nostro atteggiamento di protezione li può rendere sempre più fragili e la fragilità poi li porterà a fare delle scelte che poi ci potremo pentire. Prima di andare avanti con gli altri servizi abbiamo da mostrarvi, perché sono l'epigrafe di Kevin Gentilini, ragazzo di 15 anni, morto nell'incidente di Castelfranco di cui abbiamo parlato poco fa, solo per comunicarvi anche la data dei funerali che è già stata dunque fissata.
Ecco qui, allora Kevin sarà salutato martedì 29 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Salvatronda di Castelfranco Veneto. Il Santo Rosario verrà recitato lunedì sera invece alle 20 sempre in chiesa. Questa l'epigrafe, la bella foto che hanno scelto il papà e la mamma per Kevin. Andiamo avanti con le altre notizie del telegiornale. Parliamo di efficienza amministrativa, perché Treviso svetta rispetto al resto del Veneto. Burocrazia più leggera dove le cose funzionano, ma le piccole e medie imprese, questi sono i conti fatti dalla CGA, nella nostra regione la burocrazia costa comunque ogni anno 10 miliardi. Noi dobbiamo limitare il tempo che i nostri imprenditori perdono per tutte le procedure burocratiche e credo che il Comune di Treviso da questo punto di vista sia non un ostacolo ma un alleato delle nostre partite IVA. Treviso prima in Veneto per efficienza amministrativa, terza assoluta in Italia dopo Trento e Trieste, secondo l'ultimo studio degli artigiani della CGA di Mestre. Alle piccole e medie imprese venete carte, timbri, moduli da compilare e attese agli sportelli costano comunque 10 miliardi di euro l'anno, ma il Veneto rispetto al resto d'Italia è una realtà virtuosa e Treviso svetta. Le piccole e medie imprese del Veneto non possono lamentarsi perché la qualità del servizio reso dalla pubblica amministrazione presente nella nostra regione è buona. Più in generale comunque nei rapporti con gli uffici pubblici le carte, i timbri, i moduli da compilare e le attese agli sportelli sono ancora una amara realtà che tanti imprenditori vivono come un incubo. Servono più liberalizzazione, più concorrenza, meno leggi e meno regole, conclude Zabeo, che il presidente del Veneto Luca Zaia sintetizza con un'unica parola: autonomia. Treviso, il Veneto, molte regioni del nord, in generale il trend è questo. Direi che ci sono tutti i presupposti per dare, diciamo, autonomia a chi la chiede, che non è la secessione dei ricchi, non è una qualcosa contro l'Unità d'Italia, ma è soprattutto un investimento sull'efficienza da un lato e sulla responsabilità dall'altro, perché chi chiede autonomia chiede responsabilità. Fiore all'occhiello di Treviso, tanto da averlo presentato anche al Senato, lo sportello unico, di fatto un solo portale in cui si raccolgono tutte le pratiche, accorciando i tempi e riducendo le incombenze. Ovviamente queste sono classifiche che ci riempiono di orgoglio e ci caricano anche di responsabilità. Sicuramente il modello Treviso, che fa della sburocratizzazione, della digitalizzazione dei punti cardini importanti, portano a questo tipo di risultati. Però al di là della classifica è importante sapere che questi risultati che ci fanno scalare la classifica in realtà nel quotidiano migliorano la qualità di vita, soprattutto in questo caso per le aziende e per le partite IVA del nostro territorio. Restiamo a Treviso, andiamo alla giornata dedicata alle vaccinazioni anti-influenzali in particolare, ma anche anti-Covid, affluenza record nelle tre strutture messe a disposizione dall'ULS 2. 826 persone totali vaccinate in una sola mattinata, 468 a Treviso, 193 a Conegliano e 165 a Castelfranco. È stata davvero un'affluenza record nelle tre sedi messe a disposizione dall'ULS 2 per questa seduta vaccinale straordinaria. Siamo contenti perché effettivamente gli open day che vuole la Regione Veneto e che sta incentivando funzionano, perché la gente, magari coloro che hanno difficoltà a prenotare o non trovano il posto per la vaccinazione, effettivamente oggi con entrata libera oltre che prenotazione riescono ad arrivare e ovviamente il nostro obiettivo è farli tutti. Per quanto riguarda la tipologia dei vaccini sono stati somministrati 733 anti-influenzali e 436 anti-Covid. Insomma un riscontro positivo oltre all'aspettativa. A fare i vaccini ai cittadini c'era lo stesso direttore generale dell'ULS 2 Francesco Benazzi. Molti anche i bambini oggi presenti per la vaccinazione, soprattutto anti-influenzale. Un altro messaggio importante che sta passando grazie anche ai pediatri di libera scelta, il messaggio che anche i bambini che hanno delle patologie si coprono contro l'influenza ed è fondamentale perché questo serve ovviamente ad evitare poi delle situazioni di ricovero ospedaliero che possono essere, ecco, anche diciamo pericolose soprattutto per i minori o per le persone fragili. Covid e sindromi anti-influenzali intanto si stanno facendo sentire nella Marca. Covid abbiamo circa 5
5-6 ingressi in ospedale da Covid al giorno, e questo quindi fa presagire, ecco, che il virus stia girando. Devo anche dire che per fortuna, anche se sono persone fragili, c'è il ricovero, ma non ci sono le terapie intensive come era purtroppo qualche anno fa. Per quanto riguarda l'influenza, per fortuna è ancora presto, abbiamo tutti i virus parinfluenzali, quindi rinovirus eccetera, e in questo caso qui abbiamo anche accessi, altrettanti accessi per questi virus. Da qui l'importanza di vaccinarsi. Il prossimo appuntamento è per il 9 novembre. Attenzione a Treviso, perché da lunedì prenderanno il via i lavori di riasfaltatura di alcuni tratti del PUT e della circonvallazione interna. Gli interventi inizieranno lunedì, quindi, e saranno svolti di notte dalle 20 alle 6 del mattino per limitare i disagi al traffico. A essere interessate le zone in cui c'è maggior presenza di buche, tra cui il tratto di Viale Fratelli Cairoli da Porta Fra Giocondo a Viale Cacciatori, Viale Fratelli Bandiera dalla zona sotto il cavalcavia della stazione ferroviaria a via Venier, viale Nino Bixio da Porta Carlo Alberto alla curva dello stadio, viale Fratelli Cairoli da Porta Manzoni a Varco Filippini. I lavori, salvo problemi legati alle condizioni meteo, dovrebbero terminare l'8 di novembre. Ora a Conegliano per l'ultimo saluto a Etile Carpenè. Da oggi la città è più povera, ha detto il sindaco Fabio Chiesa. Beato te, Etile, che hai avuto fame e sete della giustizia, soprattutto nei confronti della tua azienda. Hai cercato di essere giusto fino in fondo. Adesso sei saziato. Un imprenditore e un uomo giusto, al lavoro come in famiglia, così è stato ricordato Etile Carpenè, patron della Carpenè Malvolti, uno dei marchi più noti del Prosecco in Italia e nel mondo. Nella chiesa dei Santi Martino e Rosa a Conegliano, l'ultimo saluto al capitano d'azienda, scomparso a 80 anni. Presente il governatore Luca Zaia, listato a lutto il gonfalone dell'Istituto Cerletti, commosso il ricordo del sindaco Fabio Chiesa. E devo dire che il segno che ha lasciato è un segno profondo. Segno di una persona carismatica, di una persona che aveva una cultura e una dimensione internazionale, ma come pochi amava il nostro territorio. È riuscito a promuoverlo anche quando pochi ci credevano, perché se il nostro territorio oggi è un territorio patrimonio dell'umanità, lo dobbiamo anche a persone come Etile Carpenè, che giorno dopo giorno ci ha creduto. Era un imprenditore visionario. C'è l'imprenditore, ma c'è anche, forse soprattutto, l'uomo che lascia la moglie Nicoletta e la figlia Rosanna, ora al timone dell'azienda, che in uno scritto parla del padre come di un punto fermo. La sua vita con mia madre è stato un modello di rispetto reciproco e condivisione. Mi hanno insegnato ad avere fiducia nel prossimo e a sostenere gli altri, le parole di Rosanna Carpenè. Una perdita familiare e collettiva, ribadisce Chies. Oggi la città di Conegliano è un po' più povera, ma Rosanna, guardo te in particolare, abbiate il coraggio di andare avanti come avete sempre fatto, perché la forza che ha lui è la forza che avete voi. Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra pochissimo. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso. Dopo le piogge e gli allagamenti di questi ultimi anni, lo Stato ha imposto alle autorità di bacino la realizzazione di un piano di gestione dei rischi idrogeologici. Un provvedimento giusto se non ci fossero quelle che vengono chiamate aree grigie, dove non si può edificare né ristrutturare finché non sarà effettuata la valutazione da parte dell'autorità competente. Ascoltate. Cosa sono queste zone grigie? Sostanzialmente l'autorità di bacino qualche anno fa ha individuato dei territori all'interno della pedemontana dove non si potrà più costruire sebbene ci siano già i permessi in essere. Se avete un'area edificabile o un edificio da ristrutturare in queste aree, attenzione, perché ogni intervento non è più possibile finché queste zone saranno oggetto di valutazione da parte dei tecnici ed ingegneri avallata dallo Stato attraverso l'autorità di bacino del Veneto orientale. Perpi di roba, sì. Sono queste. Questo è Cavaso del Tomba e Possagno, che è tutte quante in centro abitato, Pieve del Grappa, Palermo,
chiudo il grafo, mi allargo dopo che esborso, che è un problema grosso, un calore tanto grosso qua sulla zona industriale. Ad indicarcele una delle responsabili dell'ufficio tecnico del comune di Pederoba, raccontandoci come i cittadini siano del tutto disinformati sulla situazione. E guardando la carta del sito dell'autorità di bacino, si nota subito come quasi tutti i comuni pedemontani della Marca, ma dell'intero Veneto, abbiano le loro aree grigie, dove, attenzione, non si può nemmeno ristrutturare. Così ad esempio a Valdobbiadene si bloccano le opere per la tanto auspicata accoglienza diffusa dei turisti. Diciamo una cinquantina probabilmente, peraltro tutti interventi meritevoli per recupero di edifici, sia anche per efficientamento o per adeguamento sismico. Una situazione che blocca sia il privato che il pubblico, come è successo per la costruenda casa di comunità all'ex ospedale Guicciardini, attualmente una montagna di terra carica anche di costi aggiuntivi. Si è partiti subito attraverso casa di riposo, l'ULS e la Regione, definendo la criticità dell'area, che appunto non era definita, ma una volta autorizzata la criticità dell'area si sono dovute fare i progetti delle opere di mitigazione per annullare il rischio idraulico dell'area. Si parla nel complesso di qualche milione di euro da aggiungere al preventivo iniziale, un percorso improponibile ai privati. Non possiamo chiedere ai privati di addossarsi di queste spese e di questi studi che sono complessi e particolarizzati. Insomma, al momento non c'è soluzione per proprietari ed investitori di queste aree grigie, nonostante tutta una serie di tentativi di dialogo. Abbiamo avuto anche dei confronti, degli incontri con l'autorità di bacino sia a Venezia che a Trento per cercare di trovare delle soluzioni, delle risposte ai cittadini che chiedono di poter fare degli interventi. Sostanzialmente sono piovuti dal cielo senza un confronto con gli uffici competenti, senza aver fatto un sopralluogo sulle zone grigie, chiamiamole così, per cui noi abbiamo cercato di avere un dialogo con l'autorità di bacino in merito, ma purtroppo il dialogo è caduto nel vuoto. Tutela e salvaguardia dell'ambiente, dunque a Miane questa mattina un gruppo di ragazzi dell'associazione 1007, organizzatrice della cronoscalata Valdobbiadene Pianezze, armati di imbragatura e strumenti necessari al recupero dei rifiuti, ha ripulito un canalone nel bel mezzo del bosco Madean, che per conformazione e difficoltà necessita di imbraghi e corde d'alpinismo per essere percorso. I ragazzi, tutti atleti, preparati dunque sportivamente, si sono calati recuperando i rifiuti in completa sicurezza. E proprio il sindaco che abbiamo appena sentito, Luciano Fregonese, si è reso disponibile a sbrigare le pratiche di recupero già da lunedì. Falde acquifere sempre più alte nella alta pianura veneta, nella pedemontana veneta, è la diretta conseguenza di uno degli anni più piovosi dal 1994, secondo solo al 2014. L'assessore regionale Bottacin dice: problema che può causare infiltrazioni agli interrati, abbiamo avvisato i sindaci. Se il livello continua ad alzarsi, come abbiamo registrato anche negli ultimi giorni, questo potrebbe dare dei problemi per quanto riguarda eventuali infiltrazioni agli interrati. Falde acquifere sempre più alte a causa dell'aumento delle precipitazioni nella regione del Veneto, che nell'anno idrologico 2023-2024, cioè da ottobre a settembre, hanno toccato complessivamente 1595 mm, molto di più della media del periodo 1994-2023, attestata intorno ai 1110 mm. Fino a settembre abbiamo rilevato delle precipitazioni che sono il 44% superiori rispetto alla media, facendo balzare quest'anno al primo posto o comunque al secondo posto tra gli anni più piovosi che abbiamo registrato negli ultimi decenni. 29.370 metri cubi di acqua piovuti quest'anno è stato il secondo più piovoso dal 1994, superato solo dall'annata idrologica 2013-2014, acqua che ha fatto salire il livello di falda nell'alta pianura veneta. Le misure monitorate sono vicine alle massime registrate negli ultimi 20 anni. Situazione che, seppur positiva perché arricchisce le riserve d'acqua della regione, ha anche un risvolto negativo sulla vita dei cittadini delle zone dell'alta pianura. Abbiamo comunicato a tutti i sindaci della zona delle risorgive, quindi l'alta pianura veneta, questa problematica, e ovviamente questo è un evento che
purtroppo è già accaduto nel 2013-2014, e quindi ci sono tutta una serie di attenzioni da porre, per esempio non lasciare i beni in cantina eccetera, però è un problema che probabilmente si ripresenterà se le precipitazioni continueranno. Andiamo a vedere ora le immagini del taglio del nastro per il nuovo palasport di via 4 novembre a Carbonera, una struttura di 1750 metri quadri all'avanguardia dal punto di vista strutturale ed energetico. Un'inaugurazione importante per il mondo dello sport e delle associazioni a cui hanno partecipato, oltre alla sindaca Federica Ortolani, il presidente della provincia Stefano Marcon e altri sindaci della zona. Il polo sportivo infatti diventerà sede di allenamento di molti sport e manifestazioni, potendo accogliere oltre 300 ospiti. Attrezzato e riconosciuto dal CONI per la pallavolo, il basket, il karate, è dotato di un pavimento adatto per tutti gli sport a rotelle. Queste dunque sono le immagini. Altro scenario, quello del teatro comunale di Treviso, perché proprio il comune di Treviso insieme a quello di Padova e a quello di Rovigo sono i coproduttori della Madama Butterfly di Puccini, che ieri sera al Del Monaco ha aperto la stagione lirica, domani tutto esaurito anche per la replica. In un teatro comunale tutto esaurito, la prima della Madama Butterfly che ha aperto la stagione lirica e concertistica 2024-2025 trevigiana. L'opera allestita al Del Monaco, con regia, scene e costumi firmati da Filippo Tonon, è tra le tappe di maggior prestigio dell'autunno culturale cittadino. Treviso è veramente straordinaria, non smette mai di meravigliare. Io pensavo che l'estate fosse già stata sufficientemente creativa e con anche molta propositività. Invece l'autunno è stato ancora più importante, proprio perché in autunno si concentrano i più grandi festival della città. Sono due anniversari importanti quest'anno, Giacomo Puccini, la morte dei 100 anni del compositore, e noi abbiamo aperto la stagione dello scorso anno e quella di quest'anno con un titolo proprio pucciniano. E poi è la prima, i 120 anni dalla prima rappresentazione di Madama Butterfly, quindi un'occasione straordinaria. Interpretare Ciocio San al suo debutto nel ruolo, la soprano trevigiana Francesca Dotto, a dirigere l'orchestra di Padova e del Veneto e il coro lirico veneto Francesco Rosa. Pubblico delle grandi occasioni e pioggia di applausi. Una città che risponde, una città che inviterei, come spesso l'assessore dice, anche il sindaco, città della lirica e città della cultura e polo lirico per eccellenza dopo le due grandi fondazioni, quindi fa ben sperare per il futuro. Siamo allo sport adesso, iniziamo dal rugby. A Monigo sconfitta amara per il Benetton contro i Bulls, dominatori fino a pochi minuti dalla fine, i trevigiani hanno perso per 17-15. La beffa nel finale, forse a causa delle troppe punizioni contro, rimediate nel secondo tempo. Un'indisciplina costata cara ai leoni del Benetton, che a Monigo mancano la terza vittoria consecutiva in United Rugby Championship, facendosi superare con una meta allo scadere dai sudafricani del Vodacom Bulls. Finisce 17-15 per la squadra di Pretoria e ora ci sarà tempo per fare il punto su quello che è andato e su quello che non è andato nella lunga sosta da qui al prossimo impegno. Si riprende il 30 novembre a Edimburgo. Eppure i biancoverdi sono rimasti in testa per 77 minuti, guidati da Thomas Albornoz e Rino Smith. Il primo tempo si chiude 9-3 per i trevigiani, che al ritorno in campo si trovano però davanti un avversario in più, la pioggia. Tutto si complica anche se il 15 di casa riesce ad allungare sul 12-3. È lì che i Bulls cercano il riavvicinamento e a 10 minuti dal termine il tabellone dice 12-10. Sul 15-10 il risultato sembra ormai portato a casa. Due mete sul finale però ribaltano le sorti del match e ai trevigiani resta l'amaro per una vittoria mancata di un soffio.
Di amarezza parla anche nella conferenza stampa di fine gara coach Marco Bortolami, ma la squadra ha disputato un buon avvio di stagione ed è su questo ora che bisogna focalizzarsi in vista delle prossime sfide. Da rugby al calcio, Serie D, vigilia della sfida con il Campo d'Arsego per il Treviso che con una vittoria si porterebbe a un solo punto dalla capolista. Rinfrancato dal 2-0 infrasettimanale sul campo dei friulani del Cerlins Muzane, il Treviso si prepara a ospitare domani la capolista Campo d'Arsego, distanziata in classifica di soli 4 punti dai biancocelesti, terzi dietro la Dolomiti Bellunesi, a cui toccherà sfidare i padovani tra una settimana. Partita clou quella di domani, dell'undicesima giornata di campionato nel girone dei biancocelesti, ma non solo. Sarà l'occasione giusta per pesare le forze da una e dall'altra parte, viste le ambizioni di promozione delle due società. Sicuramente la vittoria di mercoledì ci ha dato fiducia e voglia di affrontare la prima in classifica domani con tanto entusiasmo e tanta voglia di continuare a far bene. Dal derby col Mestre al Campo d'Arsego, terza gara in 8 giorni, con i padovani che sono sicuramente una delle compagini atleticamente più in forma del momento. Alle 14.30 allo stadio Tenni bisognerà scendere in campo concentrati e determinati a non concedere nulla agli avversari. Sicuramente sarà una partita tosta, difficile, una squadra attrezzata, con giocatori importanti, che sta facendo molto bene, quindi sarà una partita molto difficile, però allo stesso tempo bella ed entusiasmante da giocare. E adesso passiamo alla pagina dal Bellunese. A volte gestire i fondi PNRR non è facile, lo abbiamo visto in tutti questi mesi, questi anni, nemmeno dopo che sono stati assegnati. A Sedico si è innescata una polemica tra maggioranza e opposizione attorno a una cifra nemmeno piccola a cui il Comune ha rinunciato. Continua da parte del gruppo consigliare Sedico con Gioia, oggi erano a Massa, la raccolta di firme legata alla vicenda dell'asilo nido finalizzato alla realizzazione con i fondi PNRR di una struttura integrata presso la scuola dell'infanzia di Bolago, visto che il bando offriva anche la possibilità di riqualificare edifici già esistenti. Il nostro gruppo, quando ha avuto notizia di questo contributo, ha ipotizzato che poteva essere una bella idea quella di realizzare l'asilo nido all'interno dell'asilo della scuola dell'infanzia di Bolago, una scuola dell'infanzia che in questo momento qua è già in sofferenza perché questa frazione inizia ad essere carente di servizi. Come evidenziato dal nome del bando, il finanziamento aveva lo scopo di migliorare l'offerta di servizi alla prima infanzia, offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, dando così un supporto concreto alle famiglie e in particolare alle neomamme. Noi vorremmo ottenere un ripensamento da parte dell'amministrazione comunale sia sulla rinuncia del contributo sia sul ipotizzare in futuro di aprire questo asilo nido nella scuola dell'infanzia di Polago. La rinuncia all'intero contributo di 720.000 euro da parte dell'amministrazione è emersa in consiglio comunale, in quanto, come spiegato dal sindaco Cristian Roldo, questo tipo di investimento porterebbe costi non certi in fase di realizzazione e ulteriori costi in fase di gestione. Se non si sapeva che era in corso un'esercitazione c'era davvero il rischio di spaventarsi, erano decine infatti gli operatori che in moltissimi luoghi del capoluogo si muovevano di concerto simulando un'ipotetica emergenza. Vediamo. Belluno invasa da operatori e mezzi. L'esercitazione era stata annunciata, ma la sorpresa comunque c'è stata. In città è stata simulata un'emergenza idrogeologica con perfino l'allagamento del municipio e la necessità di mettere in sicurezza manoscritti antichi e opere d'arte. Sono molto fiera di come sia i volontari che le funzioni che sono state attivate del comune abbiano risposto in maniera celere e professionale a tutte le problematiche che gli si sono presentate. Si può dire che se ci fosse davvero un'emergenza Belluno è pronta? Oggi stiamo operando in una giornata di pace, è uno dei primi principi che ho imparato da quando seguo la protezione civile e serve proprio perché tutti i dipendenti siano pronti effettivamente quando succederà l'emergenza vera. Un elemento importante e necessario per farsi trovare pronti se e quando mai ce ne fosse l'effettiva necessità.
Le esercitazioni servono a evidenziare eventuali problemi che è bene che escano quando siamo in tempo di pace, cioè durante l'esercitazione e non durante l'emergenza vera. Questo ci consente di verificare il problema ed eliminarlo in tempo di pace in modo tale che quando dovesse succedere l'emergenza vera quel problema è già stato superato in partenza. A coronamento della giornata la presentazione di un'auto ancora da immatricolare, destinata alla protezione civile di Belluno e acquistata con un importante contributo della Regione Veneto. A Longarone Fiere si è aperto il sipario su Arredamont, mostra dell'arredamento di montagna fino al 3 novembre, oltre alle esposizioni dei maestri artigiani anche incontri e workshop per le aziende che quest'anno segnano un più 15% di presenze tra i padiglioni. Dal 1978 siamo arrivati alla 46esima edizione, una manifestazione che riesce a dare voce ai maestri artigiani, riescono a fare delle cose che non possono essere chiamate oggetti, devono essere chiamate opere d'arte. Record di espositori per l'edizione 2024 di Arredamont, fiera dell'arredamento di montagna che ogni anno richiama appassionati addetti ai lavori da tutto il mondo. Più 15% di aziende presenti, 217 marchi, 12 regioni italiane e 8 paesi esteri. La punta più avanzata dell'arredo da montagna, ma non solo, anche la punta più avanzata di materiali tradizionali come il legno, la ceramica, piuttosto che la terracotta, mixati tra loro che possono andare bene anche però in centro a Milano. Un design versatile, innovativo, ma che non abbandona l'impronta della tradizione che fa dell'arredamento delle case di montagna la sua principale vetrina. Il mondo dell'industria sta un po' fagocitando quelle che sono le professionalità particolari, soprattutto legate all'artigianato. Qui sono delle professioni uniche, mi auguro veramente che si possa lavorare anche con un'attività formativa che possa garantire ai nostri ragazzi delle opportunità di crescita proprio a livello artigianale. Non solo esposizione, ma nelle 9 giornate di fiera anche momenti di approfondimento, workshop per imprese e incontri. Novità di quest'anno la mostra Sci di Gloria, dedicata allo sci e alle attrezzature invernali del Novecento, appartenute ai grandi degli sport di alta quota e collezionata dal compianto Tonino Zampieri. Racconta la storia del mondo nel quale vivo ormai da 50 anni, per cui per me è una grande emozione. Parte di questi cimeli li ho utilizzati, quindi bene, bellissimo. In chiusura vi ricordo di riportare le lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte, quando ci sarà il passaggio all'ora solare, che scatterà esattamente alle 3, quando torneranno a essere le 2. Negli iPhone, smartphone e dispositivi elettronici il cambio naturalmente sarà automatico. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, a voi tutti una buona serata e anche una buona domenica. Arrivederci.